A sostegno di Paolo Gentiloni come già Prodi e Veltroni, anche Enrico Letta ha scritto su Twitter. Se penso a Italia-Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene. Mentre il ministro della giustizia ritiene che il punto di ripartenza è Paolo Gentiloni, in grado di tenere insieme una coalizione più articolata. Intanto Matteo Renzi ipotizza un possibile governo Lega Movimento 5 Stelle e dice: il rischio di un governo estremista c'è, non escludo nemmeno un governo tra Grillo e la Lega. Ecco perché dico voto utile, voto utile, voto utile. Il leader del Movimento 5 Stelle ha presentato la squadra dei ministri da proporre al presidente Mattarella, compreso lo stesso Di Maio quale candidato premier. Siamo in festival surreale di proposte miracolose. Per la prima volta ci è un governo ombra che si presenta prima delle elezioni. Questo è il commento di Gentiloni al governo pentastellato riunito da Di Maio. Noi siamo convintamente contrari alle larghe intese. Come centrodestra puntiamo a vincere. Così dice Raffaele Fitto, presidente di Noi con l'Italia. Spiega inoltre che l'obiettivo del partito è diventare un punto di riferimento dell'area moderata dopo il voto. Ha anche detto: noi con la lealtà degli alleati lavoriamo per governare anche con Salvini, ma per costruire un centrodestra molto più ancorato nel centrodestra moderata. Una sintesi di questa coalizione non a guida Salvini. Liberi e Uguali diserta la tribuna elettorale alla quale è presente anche Casa Pound. Questa lista rivendica il fascismo come esperienza storica di riferimento, definendo i propri aderenti come fascisti del terzo millennio. Così ha detto Pietro Grasso: non parteciperemo, nel profondo rispetto dell'antifascismo, ed ha ribadito: l'antifascismo è alla base della nostra Costituzione repubblicana. La nostra posizione è che vengano sciolte le forze politiche che si richiamano al fascismo, e quindi in coerenza con questa idea non accettiamo il confronto con chi si richiama a un sistema di valori che per noi è anticostituzionale. Questo è stato il commento di Roberto Speranza. Ora, alcune cose importanti da ricordare per non invalidare la scheda elettorale. Non apporre più di due segni sulla scheda elettorale. Non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati della lista proporzionale. Non è previsto il voto disgiunto. Significa che, mettendo la croce su un candidato uninominale, per intenderci il nome nel rettangolo, è possibile mettere una seconda croce solo in uno dei partiti che sono collegati a quel nome, ovvero uno di quei partiti che hanno il simbolo sotto al rettangolo. Thank you.